Coach Fabio Buonafede, intanto complimenti per questa bella affermazione qui a Macerata. Partita che avete sostanzialmente sempre condotto voi, si è vista proprio la voglia, la grinta, la concentrazione delle due ragazze nel voler portare a casa questa vittoria importantissima, ma nel complesso anche sul piano tecnico avete prevalso abbastanza in maniera netta contro questa CBF Valducci. Ma innanzitutto devo fare anche i complimenti a Macerata perché è stata una partita di un buon livello. Noi abbiamo delle caratteristiche che riguardano sicuramente la compattezza del gruppo, puntiamo su quello, puntiamo non solo sulla titolarità delle sette ma sulla titolarità di tutte, e questo spirito ci ha portati fino a qua, sia nell'altro girone dove siamo terzi sia alla serata di stasera. Poi proviamo a fare sempre un muro difesa interessante, non sempre purtroppo in questo momento ci riusciamo, però quella è ovviamente la nostra strada e il nostro marchio di fabbrica. Soprattutto nei momenti decisivi, perché a tratti è stata una partita un po' altalenante con break e contro break, ma nei momenti decisivi, soprattutto nel finale dei set, avete sempre spinto sull'acceleratore sia a muro che in attacco, e questo ha fatto la differenza enorme poi nell'andare a chiudere i parziali. L'ho detto, è una questione di DNA, che si sbagli oppure no, che si vinca o si perda, voglio che le ragazze abbiano questo tipo di atteggiamento e che non temino il punto decisivo, perché ci alleniamo e giochiamo proprio per giocare questi. E quindi questo deve essere il nostro mantra. Stasera è andata bene e quindi sono contento. Valeria Battista, MVP di questa serata, complimenti intanto per la tua prestazione davvero eccezionale. Grazie. In alcuni dei frangenti vi portate a casa questa vittoria ma anche tante certezze, perché poi la CBF sarà una delle avversarie della seconda fase, l'avete messa sempre in difficoltà con il vostro gioco questa squadra, davvero una prestazione coi fiocchi da parte vostra. Grazie, sì, diciamo che questo per noi è stato un test, perché appunto tra poco ci aspetta la pool promozione, comunque loro si sono già consolidate per andarci, quindi sicuramente ci riscontreremo almeno altre due volte. E appunto questo è stato per noi un test per iniziare a conoscere un po' l'altra squadra, perché è fondamentale per noi. E dietro questa vittoria sicuramente c'è un grande studio, anche se abbiamo avuto poco tempo perché entrambe le squadre hanno giocato pochi giorni fa, ma siamo riuscite ad applicare in maniera quasi eccellente quello che ci eravamo appunto detti dentro lo spogliatoio, sì, esatto. Soprattutto è stato l'attacco in palla alta che ha fatto la differenza da parte tua, da parte di Payne, in alcuni tratti siete state quasi immarcabili. È un aspetto questo sul quale la vostra squadra punta moltissimo e che la CBF ha particolarmente sofferto questa sera. Sì, diciamo che uno dei nostri punti di forza che cerchiamo di sfruttare al massimo è la prestanza fisica che abbiamo, quindi essendo un po' più alte, un po' più saltatrici magari di altre giocatrici, cerchiamo di giocare questa palla al massimo, perché è appunto la cosa in più che abbiamo magari rispetto ad altre squadre. Stefano Saia, tante indicazioni utili però da questa partita, perché poi questa sarà una delle avversarie della seconda fase, quindi gli avversari si studiano, ma dal vivo diciamo che si trae qualche indicazione in più. Sempre, si impara sempre, perché o si vince o si impara, secondo me. Da questa partita ci portiamo la convinzione che dobbiamo ancora lavorare sul muro difesa contro la palla alta, lavorare perché i particolari e le situazioni vanno gestite tutte al meglio possibile, perché nella prossima fase ogni palla sarà importante e sui particolari si farà la differenza. Quindi questo ci portiamo a casa e domani ricominciamo il nostro percorso.